Nerazzurri, ben ritrovati su YouTube e anche su Inter TV. Parte di fatto il nostro nuovo racconto qui da Nanchino, seconda città della tournée asiatica nerazzurra, con l'Inter che ha lasciato Singapore questa mattina dopo che nella giornata di ieri ha perso la prima partita di International Champions Cup contro il Manchester United. Qui a Nanchino si giocherà la seconda contro la Juventus di Maurizio Sarri, dunque domani comincerà anche la preparazione in vista di questa partita. Andiamo a vedere però le immagini più belle della squadra che ha lasciato Singapore ed è arrivata qui a Nanchino. Avete visto quanti tifosi asiatici erano presenti all'aeroporto, con una tifosa in particolare che ha deciso di regalare un mazzo di fiori a Samir Handanovic. Domani chiaramente vi mostreremo nuove immagini di campo, noi adesso però facciamo un passo indietro, torniamo nei giorni a Singapore, questo il meglio degli allenamenti di quei giorni. Coming, we will give.
Ancora immagini di campo, oggi una nuova player cam con protagonista Borja Valero. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato dei tanti eventi che hanno visto i nostri nerazzurri protagonisti. Oggi vogliamo concentrarci su Acronis, azienda leader nella cyber security, e a Singapore è stata lanciata ufficialmente la partnership. Come nerazzurri c'erano Samir Handanovic e Tommaso Berni. È stata inaugurata a Singapore la partnership tra Inter e Acronis, azienda leader nel settore protezione informatica e top provider per i principali club a livello internazionale. Acronis offrirà all'Inter una protezione completa di tutti i dati, le applicazioni e i sistemi, permettendo la gestione e la salvaguardia completa di ogni informazione. Il CEO nerazzurro Alessandro Antonello, accompagnato dal capitano dell'Inter Samir Handanovic e da Tommaso Berni, ha celebrato l'accordo nella sede centrale di Acronis a Singapore. Una partnership innanzitutto internazionale con un brand riconosciuto a livello internazionale, essere uno dei migliori nel mondo per la data protection e data analysis. Acronis è un partner che è sviluppato in tutto il mondo, riconosciuto soprattutto nel mondo della Formula I e Formula 1, quindi strumenti che ci saranno messi a disposizione da questa partnership per migliorare le performance anche della nostra squadra. Sul palco, dopo il primo intervento di Antonello, anche il fondatore e CEO di Acronis, Sergei Belousov. Well, it's very important. We are very much present in the Italian market for the past 15 years. But now we are accelerating our presence and we hope to work more for Italian consumers, Italian small and medium business and large businesses. I believe football is by far the most popular sport in Italy. I think Inter is by far one of the most prestigious clubs in Italy. We hope it will play even better and become a champion and a European champion in the near future. I think it is critical today for any sport to use data for better management of the players, better management of the game, better management of engagement with fans. And if you have data, you have to protect it, and that's what we do. Il momento più atteso dai tanti tifosi nerazzurri presenti, però, è stato quello delle question and answer anche su temi d'attualità con i due portieri. Io penso che la Champions League è molto importante per tutti i grandi club, quindi anche per noi lo è. Giocare in Champions si scontrano emozioni molto forti e tutti i giocatori di alto livello lo giocano o lo vogliono giocare, quindi è una cosa molto importante per noi giocatori e per club. Io penso che Diego Godin è un giocatore di esperienza e di qualità che ci può dare aiuto, una mano a questa nostra squadra a raggiungere gli obiettivi e alzare il livello di quest'anno. Il segreto è lavorare duro e ogni giorno
concentrarsi di più e penso che questo sia il segreto. Ah, we are really happy because we started pre-season one week ago, so we're still training, we're training well, and we are happy to be here in Singapore. It's really hot, but now it can be... It really is, right? It's really hot, yeah. So we are happy, we do a great job, and I think some of all the players now they really enjoy to stay here in Singapore, so we hope they will have a great game on Saturday. Well, actually, it's the second time that we've been in Singapore. We've been here 2 years ago, and I think it's a really beautiful city, and I really love the fact that there is a lot of trees and green all around the city on the building, and it's something we wouldn't see in Italy. So I think it's a beautiful city, so I would like one day to come here on holiday. Infine, presente all'evento anche l'ambasciatore italiano a Singapore. Moltissimo fermento, bellissimo vedere l'entusiasmo che c'è qui a Singapore, un paese così lontano dall'Italia per l'Inter. A Singapore sono appassionatissimi di calcio, l'Inter è tra le squadre più popolari, quindi è un momento molto atteso quello della tournée singaporeana dell'Inter. E anche per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani per raccontarvi questo secondo giorno qui a Nanchino. Grazie e buon proseguimento anche su Inter TV.